Ciao ragazzi e ragazze, come state? Ah, ho tolto tutta la roba che c'è. Oddio, sento un leggero rimbombo. Vabbè, ok, perché ho tolto tutta la roba che avevo sulle mensole, che faceva davvero tutta la differenza. Quindi, vabbè, non preoccupatevi, ovviamente c'è le Barbie, le bambole, i peluche, li ho messi tutti imbustati dentro le scatole, giù in garage con scritto tenere assolutamente su tutto scritto, e li ho messi lì sugli scaffali, quindi sono perfettamente lì conservati, solamente che è un periodo che non ci voglia tanto di spolverare, quindi cioè solo pensare di mettermi a spolverare tutta quella roba, ho preferito metterla tutta via. E poi vorrei mettere fumetti o libri, adesso vedo, comunque così mi si creano ancora altri spazi per libri, cioè come se non ne avessi abbastanza o degli spazi per i libri. Comunque partiamo subito, questo qui è il video acquisti. Vi faccio vedere una cosa, perché almeno la metto subito al suo posto, perché in casa non sta tanto bene. Vabbè che adesso c'è la luce, però è questa qui. Ho comprato questa pianta che io adoro. Allora, non so come si chiama, comunque questi fiori qui, fatti in questo modo rosa. Allora, volgarmente nel senso in modo non specifico, si possono chiamare ballerine perché le ricordano, vedete, assolutamente sta all'aperto questa. Io ho comprato questo vaso che mi è piaciuto subito, adesso vi dico il prezzo, aspettate, 7 euro il vaso, perché di questi qua già con il gancio da appendere, non il vaso e poi quell'altro, ma già il vaso da appendere. Ah, ed è quello che si può staccare da sotto volendo, cioè capito, se mettete troppa acqua, cioè comunque va a sgorgare da qui sotto. Io non ne metto mai troppa perché ha bisogno di bere tanto, no? Però non troppo, perché nel troppo poco, nel troppo va bene. Comunque fiorisce tantissimo, e questa qui è una bellissima pianta perché ha bisogno di tantissima luce, quindi gli fa proprio bene la luce. Io vi consiglio di bagnarla la sera. Io cosa faccio? Prendo il l'innaffiatoio, la bagno un pochino finché non vedo tipo un centimetro neanche di acqua che sporge, perché beve molto, per quello ne metto così tanta, se no non ne metterei così tanta. E fa dei bellissimi fiori. Ah, e mi raccomando, quando vedete qualche parte magari secca o così o bruciata, cercate di toglierla subito in modo che la pianta rimanga sana, perché vedete quante belle cose fa. Questa tende, se la curate bene, a diventare gigante, perché questa qui non era la più grande che c'era. Cioè la più grande che c'era era il doppio di questa, c'era proprio bellissima. Adesso la vado a rimettere fuori, poi stasera la bagno perché ha proprio bisogno. Ah, la pianta l'ho pagata 3,50 perché era quella piccolina. Ah, e ho comprato anche la terra che adesso vi faccio vedere. Ok, la terra che ho preso è questa qua, 5 litri, contenuto 5 litri, che è il sacchetto piccolino che ho pagato, scusate, non è che mi ricordo molti prezzi, che l'ho pagato, ho pagato 3 euro. Vabbè, poi ho preso la borsa riutilizzabile dal video, ma non ci voglio di prenderla perché è sotto nelle scatole, quindi vabbè. Vabbè, comunque la persona, una detta del Vividea, ah sì, l'ho presa alla, cioè se vi interessa io, ciao amoroso, se vi interessa io l'ho presa al Vividea appunto ad Arese, ma potete andare anche se siete più vicini all'Orchidea Garden, dove mi piace tantissimo, o in qualsiasi negozio, un fioraio che ha questo tipo di pianta, cioè ovvio. Allora, questa qui è Comprosana, sì, Comprosana, Composana, è terriccio universale di qualità. Ha la pralite, che sono fiocchi naturali bianchi che favoriscono la reazione e la giusta ritenzione d'umidità nel terriccio per piante più sane e rigogliose. E infatti, devo dire che funziona. Poi, Nitro Poshka Gold con cima a lenta cessione. Il con cima a lenta cessione Nitro Poshka Gold assicura alle piante il corretto nutrimento per le prime 4-6 settimane. La qualità è poi Universal Strum, la qualità è garantita da severi controlli durante tutto il processo produttivo e sul prodotto finito dall'Istituto di Sperimentazione e Ricerca di Münsterlufa, Germania. Vabbè, qua c'è spiegazione di metterla almeno in un vaso più grande, perché il vaso era più piccolo, questo è un po' più grande di quello che aveva prima, e così. Beh,
questo qua è il mio secondo esperimento. Vi ricordate quello là? Ecco, quelle là erano all'esterno. Io le ho volute tenere in camera. Non potevo, poi camera mia è scurissima. Infatti adesso vado a rimetterla di là che prende la luce. Non so se ci avete fatto caso, ma comunque sulla confezione c'era scritto per pianta d'appartamento e da balcone, quindi è perfetta. Ok, cioè, quasi quasi questa volta partiamo al contrario perché i libri sono di più del solito. Alcuni ve li ho già fatti vedere in un altro haul, quindi capirete subito di quali, e altri invece non li avete ancora visti. Partiamo subito dalle altre cose che non fanno parte del loro. Allora, cioè non fanno parte del loro, non sono libri, volevo dire. E loro per forza fanno parte. Allora, che sono? Allora, ve le faccio vedere prima. Dai, la cosa. Allora, questa, che è una lavagnetta di sughero, o non so dirvi le misure. Allora, a occhio, mi sembra un 15, 30, 15, 30. Secondo me è un 30 per 50. Secondo me è un 30 per 50 o 40 per 50. No. Vabbè, comunque vedete com'è, no? Ok. È di quelle di sughero, appunto, che si usano le puntine qui. Allora, questa viene 6 euro. Vabbè, 5,70 euro. Invece le puntine 1,90 euro. Le trovate in qualsiasi caro, cioè in. Io le ho trovate a. Perché le ha preso mia mamma, cioè le avevo viste e gli ho detto di prenderle. Non l'ho scritto. Ali per coppa, ok. Ali per coppa, sì. Poi, volevo farvi vedere queste che non mi ricordo se vi ho fatto vedere. Che sono. Vabbè, quella aperta. No. Che sono queste. Non c'è scritto. Queste mollettine qui, quelle che si aprono così, che tengono fermi un po' di fogli, che si possono usare per le midori, oppure se volete tenere proprio fermi dei fogli. Le ho comprate per tenere fermi dei documenti e sono l'ideale, no? Perché ma magari se non avete la graffettatrice, quella che pinza insieme 200-300 fogli, che è quelle mega giganti, allora. Vabbè, neanche questa legge 300 fogli, volevo dire una 20, 20, 30 fogli, ecco, se non avete quella graffettatrice un po' più alta, queste qua funzionano per un pochino. Poi ho preso questo qua, che è un massaggiatore plantare ad acqua. C'è un po' di polvere perché. Vabbè, l'ho appena usato, l'ho sciacquato, ma si è creata la polvere, perché dopo 3 giorni. E questo qua, allora, della marca In Living Beaut, vabbè. Ah, qua c'è scritto dove va massimo l'acqua, ma massimo se avete proprio dei piedi piccoli, cioè piccoli nel senso leggeri, che non vanno ad alzare troppo l'acqua, perché sennò io vi consiglio di non superare l'arina, questa qua, cioè proprio. Questa bassa bassa, anche se loro massime fino a qua. Perché dopo questo qui no, non ha l'idromassaggio, cioè nel senso non fa le boglie. Però quando l'attaccate, allora, vabbè, non mi ricordo adesso. Comunque 0 è fermo, appunto. 1 è vibra, no, 1 vibra, sì, o il 2, vabbè. 1 vibra comunque. Una funzione vibra, una funzione è fa andare la luce qui, che funziona solo se mettete l'acqua calda, cioè se mettete l'acqua fredda non la riscalda. E il 3 invece fa tutte e due, sia vibra questo, sia si illumina qui. Allora, è abbastanza comodo, l'unica cosa che a me non piace molto è il fatto che. A questi spuntoni, lo so, per loro sono massaggianti, per me invece, secondo me invece danno un fastidio allucinante, soprattutto se li tenete sopra, cioè dopo un po' veramente vi fanno uccidere il piede, veramente. E infatti mi sono fatto prendere da mia mamma questo, che è un tappetino di quelli appunto da doccia.
quelli da doccia da ritagliare. Devo ritagliarlo alla misura, così non mi daranno fastidio ovvio, non mi daranno fastidio appunto per gli spuntoni ai piedi. Credo 2,50 un coso del genere l'ha pagato. Quei dei cinesi che vanno a metro, ecco. Spero di riuscire a fare una cosa decente. Ok, dopo questo abbiamo già fatto tutto, il vaso ve l'ho fatto vedere, quello ve l'ho fatto vedere. Passiamo a libri, manuali e poi ai libri veri. Vabbè, questo qua è un notebook che mi ha regalato mia sorella, National Geographic Sketchbook Londra. Questo l'ho appiccicato io perché, come vedete, non c'è il prezzo qui. Allora, è strutturato in questo modo: ci sono dei disegni con delle frasi, dei fogli a righe e dei fogli bianchi. Comunque, ogni pagina ha un disegno, una frase, una scritta. Cioè, ogni pagina, quasi tutte le pagine, questa, per esempio, è tutta bianca, l'altra è tutta bianca, vedete? Un disegno. Ecco, è tutta fatta così. Non so quanto possa averla pagata. Edizioni White Star. West, edizioni White Star, un marchio di depositato registrato. Vabbè. Ok. Questo qui. Non so quanto l'ha pagato, io non ho neanche guardato. Poi, passiamo a due manuali. Anzi, una. Come sapete adesso che avete visto il video haul, sono stato a Budapest. Allora, Budapest è una città meravigliosa. In un giorno non ho potuto vedere tutto, cioè tipo ad esempio, questo nella foto neanche l'ho visto, però ho visto il Parlamento, il centro, un po', alcune cose le ho viste, centri commerciali, ecco tipo questo ponte l'ho fatto, questo, qua c'è il Parlamento, ci sono stati, cioè è bellissimo. Una città meravigliosa. Se avessi avuto più soldi sarei andato lì. Ecco, questa qui l'ho vista proprio, ho fatto anche io questa foto. Assolutamente, ve la consiglio come guida, è strutturata molto bene. Mi piace sempre tanto perché la nostra è guida della Marco Polo, hanno anche la piantina estraibile, sono più rigide. Ecco, invece la versione ungherese di queste è più morbida e non ha la piantina estraibile, almeno quelle che ho visto io da Alexandra, che è appunto una libreria, come dire la nostra Mondadori più o meno. Sì, come dire la nostra Mondadori, sì. Ok, e qui come potete vedere c'è anche qua c'è la mappa della Municipalità. Aneddoto, era rotta la metropolitana, quindi ho preso il tram. Idea più giù, cioè idea più bella non potevo avere perché ho visto almeno anche fuori tutto con il tram. Ed è stata una cosa stupenda, bellissima. Mi sono innamorato, bellissimo. Ok, poi ho preso due libri. Allora, uno perché da un po' che voglio imparare questa lingua e sto parlando del francese. E quindi ho preso Impara il francese con Zanichelli, Lingua in pratica. Sapete che queste. Cioè, non so chi le fa. Allora, edizione originale è inglese. Edizione italiana, Massimo Piani Sound Image Design, registrato però Ilaria Garaffoni Speaker. Ok. E tra l'altro, cioè, ha una bellissima. Non nel senso. Ha una voce proprio che. C'è cioè, la speaker, quella che. Quella che ti dà le comande, tipo. Qua c'è un matrimonio in famiglia. Gli invitati arrivano dai posti più disparati. A cena, seduti al tavolo, due persone che non si sono mai viste prima scoprono i rispettivi nomi e provenienze. Ecco, la signora che dice tutte queste cose, c'è proprio una voce che. Cioè, nel senso, ti fa capire benissimo. Allora. Qua c'è scritto 27,20, ma io l'ho pagato 27,50 perché sapete che ogni 3x2 aumentano il prezzo. Già questo qua è cambiato rispetto a quello di prima, ma quello di prima sinceramente non so se riesco.
riesco a staccarlo da qua, però. Senza fare un gesto. Ecco, era 26,90. Ok. Era 26,90 e mo è diventato 27,50. Beh, comunque è bellissimo perché ha due CD. Primo e secondo che ti dà tutti i dialoghi. E poi io mi sono trovato benissimo con questo metodo qua, anche di quello di portoghese. Imparare il portoghese e brasiliano. Mi sono trovato benissimo e grazie a quello leggo in portoghese e brasiliano. Cioè, tutte e due. Quindi mi sa che, cioè, io vi dico solo, dopo tre lezioni, dopo tre perché devo fare la quarta, dopo tre lezioni io ho letto delle trame dei libri che mi interessavano, ecco, e vi dico che ho capito tutto, perché solo con l'intonazione capite il 5, almeno il 60%, ma che palle sta mosca, almeno il 60% delle cose le capite solo con l'intonazione, quindi assolutamente io vi consiglio questi Impara con Zanichelli. Qua c'è scritto l'inglese, lo spagnolo, il tedesco, però in realtà c'è anche il portoghese, si vede che questo è un po' più vecchio rispetto a quello di quando c'era quello di portoghese, perché adesso mi sembra che ci sia anche il cinese e l'arabo. Quindi mi sa che questo qui è da lì un po', è lì da un po' più di tempo, quindi ok. Vabbè, bellissimo. Ve lo consiglio, non vedo di continuarla, vorrei fare una lezione al giorno, ma non tutti i giorni. Non è che non ho la voglia, magari mi perdo a fare altro, ok. Poi invece ho preso questo qua perché volevo provare un metodo assimile. Cioè non è che sono andato su una cosa, diciamo, un po' più, una lingua un po' più facile. Cioè, no, sono andato su direttamente su il polacco, cioè, vabbè. E ho fatto le prime tre lezioni, dovrò fare la quarta, ma qua, il metodo assimile è quello che se non fai tutti i giorni, non concludi niente. Tipo, Ziandovri, Nasivamsi, Jordi Robusti. Cioè, io mi chiamo Jordi Robusti. Cioè, ciao, buongiorno, io mi chiamo Jordi Robusti. Non mi chiamo senza io. Comunque è tutto strutturato in questo modo. Come lingua è molto particolare. Cioè, mi ispira un casino, solamente che non so poi quanto potrei sfruttarla come lingua, cioè capitemi, no? Se già lo spagnolo, il portoghese, posso sfruttargli anche il francese, l'inglese ovviamente la più parlata purtroppo. Per me purtroppo, perché non mi fa proprio schifo, ma non è che mi piace, cioè, è una cosa così così, cioè che è il peggio, cioè è il peggio. Comunque, oddio, stanno già arrivando. Scusate se non ho fermato questa parte. Vabbè, ok, passiamo ai libri. Innanzitutto quattro che non vi ho fatto ancora vedere e sono tutti e quattro della Feltrinelli, come potete vedere, dell'Universale Economica Feltrinelli, quelli della promozione, due libri a 10 euro. E io ho preso La perfezione non è di questo mondo di Daniela Mattalia. Scusate se io non vi dico le trame, ma sinceramente questo qua no, non l'ho neanche letto. Comunque ambientato a Torino e varie persone. Conta di 168 pagine, neanche 200, quindi diciamo che è una lettura molto veloce, secondo me anche adatta all'estate. Questa qua invece l'ho letto e mi è piaciuto un casino. Il Club delle Lettere Segrete di Ángeles Doñate, che è nata a Barcellona, una scrittrice quindi catalana. Dove vive? Sì, quindi è catalana, perché se ci vive ancora è catalana, se no cioè è catalana della Spagna, io dico catalana perché è la Catalogna, per loro già sapete, no? Se arrabbiano non sono spagnolo. Quindi è bellissimo, ambientato in una cittadina di montagna dove si crea questa sorta di giro di lettere per mantenere il posto di questa, per mantenere. Oddio, scusatemi. Vi stavo dicendo che questo fa la punta di questo giro di lettere per non far perdere il posto alla postina del paese.
appunto si crea tutto questo circolo di lettere che è stupendo, cioè stile post-crossing, ma molto più bello. Quindi se vi piace scrivere lettere e riceverle o anche cartoline e riceverle, ve lo consiglio assolutamente. Cioè, è un libro di 348 pagine, ma vi assicuro che cioè, in una settimana ve lo leggete, anzi se siete veloci anche di più. E questo mi ricorda quando cioè, il mio viaggio per andare a Budapest. Cioè, perché io l'avevo già iniziato, l'ho finito ancora prima di superare il confine, voglio dire, dell'Italia. Quindi l'ho finito che ero ancora in Italia, non ero né in Slovenia né in Ungheria. Però mi è piaciuto tantissimo, assolutamente consigliato. Leggero, frivolo, ma molto bello. Poi ieri invece ho preso questi due che sono Il giardino di Amelia di Marcela Serrano. Io vorrei farvi notare che bella che è sta copertina, mi piace un casino, è stata troppo bella. E conta anche questo di non tante pagine, 248 pagine. Marcela Serrano la conoscete tutti, che è nata a Santiago del Cile, come preferite, Cile, no, sì, Cile, che Cile, del Cile. Anni 80, sotto la dittatura, un giorno successivo. E comunque parla di una storia d'amore un po' travagliata con dei problemi. Non l'ho letto ancora, vi farò sapere, ma sapete che io non faccio il papà perché non sono molto bravo a spiegare, quindi cioè, per quel, cioè, è solo quello il mio difetto, che non riesco a spiegarvi perché sennò avrei mille cose da dirvi su tutti i libri che leggo. Poi, questo qua, Donne che comprano fiori di Vanessa Montfort, ma anche questa Barcellona. Quindi no, non saprei proprio Montfort come pronunciarlo, mi viene all'inglese. Comunque, Donne che comprano fiori, appunto, parla di queste donne che vanno in questo negozio che comprano fiori per vari ed eventuali e disparati motivi. E la fiorista appunto diventa il principale motivo di tutto questo giro. Secondo me deve essere una storia molto carina anche questa, cioè ovviamente se li prendo perché mi ispirano al momento e poi vedrò. C'è 370 pagine e vabbè, poi quanto sono belle. Quanto sono belli, cioè io vorrei proprio avere solo uno scaffale di Universale Economica Feltrinelli, ma queste persone qua che sono tutte uguali. No, cioè, troppo belli. Puoi mettere anche tutti i colori a caso, cioè proprio perché sono belli e non hanno i numeri come quelli che paghi di più. Ecco, quindi. Ok, poi ho preso, vi faccio rivedere perché sono troppo belli a mio parere, i 5 libri che ho preso in ungherese a Budapest. Cioè sono in lingua ungherese, non sono scritti, cioè non è la lingua ufficiale l'ungherese, ma mi piacevano sinceramente troppo. Sembro strabico perché la telecamera è giù qua. Non è di qua, ma l'ho messa giù qua, quindi vabbè. Ok, e vi faccio vedere. Ho preso Sono di Cassandra Clare, lo so che li avete già visti, ma sono troppo belli. Il cambio non mi ricordo, comunque mi sembra 12, 13, 15 euro questi e anche uno forse addirittura 11 e non lo so e l'altro forse 17 perché in copertina comunque dai 10 ai 20 euro ecco a libro quindi capite che ho speso in tutto 50 euro quindi sì più o meno sono 10 euro a libro perché sono 5 no 55 euro vabbè. Comunque mi avete capito. E sono questi qua, la serie di The Infernal, no, The Infernal Devices è la principale, questa è la seconda. Comunque quella che è composta dall'angelo, il principe e la principessa, ovvero Asan Angel El Seker Senyo, questa è la mia pronuncia ovviamente oscena, perché io non lo so l'ungherese, ma volevo avere
anche se non sono della lingua madre. Comunque, guardate che bello, io adoro le costine e li ho pagati. Ah, i prezzi di questi sono in fiorini, quindi non spaventatevi, non sono euro ovviamente, sono 3.499 fiorini. Che praticamente potrei dirvi 3.500 fiorini perché il cambio un fiorino sono, cioè sono 0,003 centesimi, cioè non è neanche un centesimo, quindi capitemi che un fiorino non è neanche un centesimo. Quindi anche se vi dice, anche se qui vi arrotondassi, cioè se qui è arrotondo non cambierebbe niente, però io ve li dico proprio perfetti. Ed è Angel, e appunto è il primo libro della. Non sapete che? Un attimo. Le origini è questa serie, la seconda serie. Prima sono gli strumenti mortali. Ok, quindi ci siamo. Ed è l'angelo. Questa versione conta 465 pagine. Ma quanti sono? Queste sono le coperte nuove. Ah, volevo dirvi qui. Non è in rilievo alla la stampa, quella lì con la rifinitura lucida. Ok. Il personaggio è in rilievo ed è in rilievo anche la scritta. Bellissimo. Questo. Poi ho preso il secondo che è un punto Erceg. Che è il principe. Sempre stessa cosa. E questo conta 490 pagine. Ah, queste sono le copertine di come. E io comprerò quelle in spagnolo, sono esattamente queste. Le prime sei, cioè togliete queste due. Semplicemente che in Ungheria hanno tenuto le copertine ufficiali dell'ordine di quelle inglese. Invece in spagnolo le prime due sono state invertite. Nella prima c'è la ragazza, nel secondo ragazzo. In realtà sono al contrario, il primo è il ragazzo, il secondo è la ragazza. Vabbè. Sì, volevo comprarli tutti e anche La Signora della Mezzanotte, cos'è? Principe delle Tenebre, una roba del genere. Vabbè, quei due li volevo prendere, ma avevo ancora tanti soldi, però ho preferito. No, cioè, dopo mi sono leggermente pentito, però ho detto, se mai imparerò l'ungherese, cioè, se mai appunto, quindi mi tengo così bellissimo. Poi, ho preso la principessa che è Arsenio. Dico Ersegno, ma chissà come si pronuncerà. Se qualcuno di voi sa l'ungherese, o comunque la sua lingua madre, o comunque l'ha studiata, non lo so, mi dica la pronuncia perfetta, non saprei. Perché la maggior parte delle cose credo che non si pronunciano come sono scritte, a differenza dell'italiano. Questo 3.699 costa di più e conta 550 pagine. Ok. Poi ho preso sempre Ersegnò quest'altra versione, che è quella, è la prima, diciamo, ecco, che corrispondono a queste. Ecco, in spagnolo ci sono queste. Queste qui nuove non le ho viste. Magari ci sono, comunque. Non so quale che piace di più a voi. Io ce le ho tutte cose in libreria, quindi questa qua è così bella per un po' il suo fascino. Infatti sto pensando di fare qualcosa qui, vedrò. Comunque questa, e l'ho presa la stessa, questa qui, copertina morbida, copertina morbida 2.999, quindi costa un po' di meno, costa 2 euro in meno di quella lì, una roba del genere, e questa invece costa 1.000 fiorini in più di questa, quindi 3.999, e 1.000 fiorini sono 3 euro, diciamo. Sono più belle? Sono uguali a questa qui, con la copertina rigida. Non, ditemi se anche così quella inglese perché non lo so, che sotto è uguale a sopra. Ditemi se è così o boh. Boh, vi ho fatto vedere tutto, fisca, perché di avervi trattenuto al limite che è durato un po' tanto. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace se vi è piaciuto il video, commentate e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!